Buonasera a tutti, sono andati a letto tutti stasera e adesso come mamma mi rilasso un po', non so voi com'è andata la dad, però io ne ho due, una in una camera, una nel salotto, è un caos enorme e io non riesco a prendere fiato, non riesco a vedere questo periodo più di tanto positivo, anche se io lo sono, ma diventa un po' dura. E quindi io per superare questo momento di solitudine, anche se vogliamo, bisogna sempre lottare, bisogna sempre essere positivi. E allora sono col pigiamino rilassato, appena fatto la doccia, adesso cosa faccio? Faccio un dolce. Allora ho pensato di fare per domani mattina una plum cake, che lo chiamano pane dolce, ma io preferisco dargli il nome corretto di plum cake perché il pane con le uova non mi sa tanto da pane. Allora sto preparando e facciamolo insieme, così mi fate un po' di compagnia. Un dolce fatto con il cioccolato e con una farina integrale particolare che non viene spesso utilizzata, ma a me sinceramente piace soprattutto d'estate perché è molto rinfrescante, rimineralizzante, disinfiammante, che è la farina di orzo integrale. Non viene molto utilizzata perché non se la conosce, però può essere usato per i panificati o per fare i dolci anche lei. E adesso faremo un pane dolce con la farina d'orzo. Adesso andiamo agli ingredienti e al procedimento. Ecco gli ingredienti che vi serviranno per la realizzazione del dolce che vi dicevo, del plum cake al cioccolato con farina d'orzo integrale. Allora, 280 g di farina d'orzo integrale, 7 g di lievito chimico o lievito crema tartaro per dolci, 60 g di cacao in polvere, 80 g di zucchero integrale di canna, io ho messo zucchero integrale di cocco, poi un pizzico di sale, 10 ml di aceto di mele, 40 ml di olio vegetale, io ho utilizzato alto oleico di girasole, ma va benissimo anche quello extravergine di oliva, anche se il plum cake viene un po' più amaro, 125 di acqua tiepida, 40 g di cioccolato fondente da tagliare a pezzettini e 3 uova. Passiamo subito al procedimento, così mi rilasso un po'. Come procedimento ho diviso i liquidi dalle farine. Prima di tutto, miscelerò bene tutti i liquidi. Abbiamo miscelato tutti gli ingredienti liquidi, adesso in un'altra ciotola metteremo tutte le farine, compreso anche il lievito e il sale, e misceleremo bene per uniformare il tutto, insomma. Avete visto come sono venute tante belle bollicine nel preparato liquido? Perché appunto con l'aceto ha fatto questa lievitazione in più. Adesso abbiamo miscelato tutte le farine e le aggiungeremo gradualmente al preparato liquido. Si è creato un impasto non troppo liquido, come vedete. Adesso abbiamo uniformato tutto mettendo un cucchiaio alla volta di farina nel liquido e adesso tritiamo un pochino il cioccolato fondente. Più che tritare, insomma, ho tagliato grossolanamente col coltello il cioccolato in pezzetti piccolini e lo aggiungiamo al nostro impasto. Ho preparato nel frattempo un stampo da plum cake ricoperto di carta forno. Adesso ovviamente la metterò meglio perché ho il telefono in mano, non riesco. E adeggeremo l'impasto al suo interno. Ho livellato l'impasto, ma siccome non mi piace tanto così, adesso ci metterò le mie gocce di cioccolato. Almeno così è anche più bellino da vedere, no? Oltre che più goloso. Allora, adesso lo inforniamo a 180 gradi, che ho già acceso prima il forno, quindi un preriscaldato, per una 35-40 minuti. Vediamo sempre con la prova a stecchino, vediamo come procede la cottura. L'ho uscito dal forno, guardate che carino, e
Ho fatto una cottura di circa 35 minuti. Adesso bisogna, prima di tagliarlo, lasciarlo raffreddare completamente. Ecco, questo è il bloom cake tagliato. Vedete, la consistenza effettivamente è simile a quella di un pane, per quello che lo definiscono pane dolce. Però appunto, come dicevo prima, pane con le uova è meglio definirlo, per mio conto, plum cake. Adesso assaggiamo un pezzettino. La consistenza è buona, il profumo è buono e il sapore è abbastanza delicato, dato appunto dalla farina di orzo. Se la ricetta vi è piaciuta, mettetemi un bel like per sostenermi. Se volete, iscrivetevi al canale. E vi ringrazio tantissimo della compagnia che mi avete fatto, e già sono più contenta e rilassata.